Buongiorno a tutte, per continuare la nostra serie di portachiavi, oggi andremo a realizzare la coccinella come portafortuna. Per l'occorrente, per realizzarlo, ci occorrerà il filo rosso, io uso il numero 5, il filo nero per lavorare la parte sotto, il nostro uncinetto, le forbicine, un ago per poi richiudere qui la coccinella e cucire la testolina, degli occhietti, questi piccolini adesivi che sono di una misura di 3-4 mm, questi piccoli occhietti movibili. E degli strass piccoli neri da 3-4 mm che poi andiamo ad incollare per creare i puntini della coccinella, dell'ovatta sintetica per riempire la coccinella e un po' di colla vinilica che poi ci occorrerà per attaccare in ultimo, e poi una catenella per il portachiavi. Andiamo ad iniziare. Iniziamo il lavoro con un anello magico e un punto catenella e lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3. 6, stringiamo l'anello e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima sul primo punto. Ogni giro si concluderà chiudendo con una maglia bassissima. Lavoriamo una catenella e lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse. 2, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12 e chiudiamo il giro. Per il terzo giro lavoriamo 1, 2 e 3, una maglia bassa e un aumento per 6 volte e sono 6, 7, 8 e 9. Dieci, undici e dodici, tredici, quattordici e quindici, sedici, diciassette e diciotto. Abbiamo concluso il terzo giro con una maglia bassissima. Per il quarto giro lavoriamo 2 maglie basse e un aumento, 4, 2 maglie basse e un aumento per altre 4 volte per un totale di 24 maglie basse. Chiudiamo il quarto giro e abbiamo lavorato 24 maglie basse, una catenella. Lavoriamo il quinto giro di 3 maglie basse e un aumento,
5, 3 maglie basse, 2, 3, 4 e 5. Lavoriamo altre 4 volte per un totale di 30 maglie basse. Chiudiamo il quinto giro con una maglia bassissima e lavoriamo il sesto con 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e un aumento. Lavoriamo per tutto il giro altre 5 volte, 4 maglie basse, un aumento per un totale di 36 maglie basse. Chiudiamo il sesto giro, 36 maglie basse e iniziamo l'ultimo giro di aumenti che sono 5 maglie basse, 3, 4 e 5 e un aumento, 6 e 7. Continuiamo così per tutto il giro per 42 maglie basse. Chiudiamo il settimo giro e 42 maglie basse. Adesso lavoriamo l'ottavo e il nono giro, 42 maglie basse per altri 2 giri, l'ottavo e il nono giro. Terminati questi 2 giri di 42 maglie basse, prima di chiudere l'ultima maglia del giro cambiamo il filo nero per lavorare la parte di sotto e con il filo nero chiudiamo l'ultima maglia, imblocchiamo prendendo la solina di questa prima maglia e lavorando una maglia bassissima, così, una catenella, e sempre prendendo questa asolina costa retro lavoriamo 42 maglie basse lavorando anche inserendo anche il filo rosso che dopo 4-5 maglie possiamo tagliare. E continuiamo questo giro sempre prendendo questa solina esterna qui, 42 maglie basse con il filo nero. Terminiamo questo decimo giro di 42 maglie basse con il filo nero, concludiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia. Adesso iniziamo i giri di diminuzione per chiudere la coccinella. Lavoriamo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 e una diminuzione. 1, 2, 3. Una diminuzione per altre 4 volte per un totale di 36 maglie basse. Chiudiamo questo primo giro di diminuzione e una maglia bassissima. Lavoriamo un altro giro, speriamo che si vede qualcosa con questo filo scuro, ma ormai la tecnica sapete. Lavoriamo 3, 4 e una diminuzione. 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. Per altre 4 volte per un totale di 30 maglie basse. Chiudiamo questo dodicesimo giro con una maglia bassissima e andremo a lavorare altre diminuzioni che sono
3 maglie basse, 2 e 3 e una diminuzione. 1, 2, 3 e una diminuzione. Per altre 4 volte, per un totale di 24 maglie basse. Terminiamo il giro di 24 maglie basse, andiamo a lavorare l'ultimo giro di diminuzioni prima dell'imbottitura, che sono 2 maglie basse e una diminuzione, per altre 5 volte, per un totale di 18 maglie basse. 2 maglie basse e una diminuzione. Vediamo quest'altro giro di diminuzioni, una maglia bassissima, tiriamo un po' il filo e adesso cerchiamo con l'ovatta di imbottire la nostra coccinella. Imbottita bene bene la nostra coccinella, iniziamo la lavorazione, andiamo a chiudere con gli ultimi 2 giri, che sono 1 maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa e una diminuzione. Sono 6, 7 e 8. Adesso ci troviamo con 12 maglie basse, lavoriamo 6 diminuzioni. 1, 2, 3. Tagliamo il filo. Prendiamo l'ago. Ai ai ai. Prendiamo le asoline esterne e chiudiamo. Sono 3, 4, 5
filo tra la colazione fatto. Adesso andiamo a riunizzare la testolina della coccinella con un anello magico e 6 punti bassi. 6, il secondo giro lavoriamo 6 aumenti che sono 12 maglie basse e per il terzo e quarto giro lavoriamo ancora 12 maglie basse. Prima di andare a cucire la testolina ripetiamo ancora perché col filo nero non si va a notare tanto la lavorazione. Lavoriamo un anello magico con 6 punti bassi, 6 aumenti, 12 maglie basse e poi altri 2 giri di 12 maglie basse. Adesso prendiamo la coccinella e qui dove abbiamo chiuso il giro posizioniamo la testa e cominciamo a ricucire con dei punti. Prendendo la prima parte così della testa, primo lato. Queste cose ci vuole molta calma e pazienza se vogliamo riuscire. Cucita la metà della testa, ecco qui, passiamo a sotto così e cerchiamo di cucire l'altra parte e terminiamo. Adesso con l'ago, inserendo l'ago, andiamo a riuscire alla metà della testa, il nostro filo, e andiamo a tracciare questa metà coccinella, questa linea che divide le ali, e lo blocchiamo dall'altra parte, sotto qui. Vedete? Lo blocchiamo con dei punti, nascondiamo qui sotto la lavorazione e blocchiamo il filo. E come sempre perdo le forbicine. Eccoci qua, teniamo il filo in avanzo. Adesso, prima di applicare gli occhietti e gli strass per i puntini, andiamo a collocare il nostro anello portachiave inserendo qui tra l'anello magico. C'è chi preferisce attaccarlo qui, chi preferisce attaccarlo dall'altra parte, decidete voi quale vi piace.
chiudiamo l'anello con le pinze il più possibile per non rischiare di perderla, così qua. Okay. Adesso continuiamo nel posizionare gli occhietti. Prendiamo la nostra colla vinile. Applichiamo la colla per poi posizionare gli strass per completare la nostra coccinella. Eccoci qua. E con un po' di pazienza prendiamo inumidiamo il nostro indice, così lo strass si attacca, e andiamo ad applicare i nostri puntini. Ecco, questo si è girato. Dove vai? Oggi non vogliono proprio collaborare. Eccoci qua, abbiamo terminato la nostra coccinella. Adesso la lasciamo in un angolo ad asciugare la colla ed è finita. Grazie a tutte per l'attenzione, spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.